italiani. Voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto. Batteteli sempre per la libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire, per le vostre idee e per questi principi. Ma dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sin al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. E io li esorto a difendere e andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le condizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di condizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Starò al vostro fianco nelle vostre lotte, giovani che mi ascoltate. Lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani.